Ragazzi, oggi è il 5 ottobre, secondo video. Allora, questa è la pistola che ho usato oggi. Allora, innanzitutto le chiavette, la terza chiavetta dov'era? Eccola, ce l'era già andata persa, tanto per capirci. Quindi mettiamola a posto. Sono le chiavette dell'ottica, per la regolazione dell'ottica. D'arma e scarica, camera vuota, ok. Questa è una, l'arma è una Glock 34 di serie, nessuna modifica per come esce dalla fabbrica, perlomeno io non ho fatto nulla e mi dicono che anche il precedente proprietario l'ha lasciata così com'era. Tolgo, questo è il red dot che oggi è arrivato. Come faccio notare, è più basso e più largo, più ovalizzato rispetto al precedente della stessa marca. È spento perché non ha l'accensione automatica e il sensore di movimento. Quelli con il sensore di movimento adesso costano abbastanza. Un attimo, devo prendere. Un accessorio che ho usato oggi, qualcosa mi scordo sempre. E allora, com'è andata? Adesso vediamo di ritrovare le rosate. Questa non era la prima, ecco, questa è la prima rosata sparata di taratura. Allora, ci sono 5 colpi cerchiati col pennarello, non so se riuscite a vedere, 1, 2, 3, 4, il quinto è andato nella muscio. Successivamente a 15 metri ho sparato altri 5 colpi, sono mush, mush, 9, 9, 10. Ok, 3, 10, 1, 9 sparati a 15 metri a due mani impugnando in isoscere. La palla in piombo, che le Glock non digeriscono, piombo verniciato di la verità, che le Glock non digeriscono, però io l'ho usata. Ma vediamo un po' il pennarello. Questo è il bersaglio di taratura. 5, 10, 24. 15 metri taratura vector su G34, e questa è la prima rosata a 15 metri. Io avevo in totale circa 80 colpi. Vediamo cosa ho fatto ulteriormente. Allora, questa è una rosata un po' più pasticciata. Ho sparato a due mani, non so se si riesce a vedere. Ok, allora gli X sono degli strappi perché non riuscivo a, come si dice, abituarmi a tirare con l'ottica a braccio libero. Ok, allora abbiamo avuto, a parte gli strappi, un primo raggruppamento al lato 1, 2, 3 lato destro, 1, 2, 3 sopra, e poi ecco, questa è la rosata finale dei 20 colpi totali che ho sparato leggermente a sinistra, 2, 3 mush, 9, 9, 9 doppiato 9, 8, 9, 8 8, forse sono 2, 8 e 8. Il centro rosato è leggermente, è qui leggermente a sinistra del, diciamo su, fra il 9 e il 10, un po' basso a ore 8, diciamo, ecco. Però ecco, i primi colpi che ho sparato usando a mano libera
a distanza 25 metri, questa era a 25 metri, non mi ci ritrovavo a calibrare l'ottica, cioè nel senso l'ottica era tarata, non era stata spostata, però non ero io che non, trovo, non, tro ero io che non trovavo la posizione. Quindi questo è stato il 5, 10, 24, 25 metri, tiro G30, G34 più red dot. Bene, e questo non sono soddisfatto, però ero un po' sfasato, cioè non riuscivo a non so come dirlo. Io vado in mira, sono abituato, trovavo subito attacca di mira, qui devo brandeggiare per cercare il puntino, anche se non c'è, cioè mi ci devo abituare, non è. Ero un po' sconclusionato. Non ho mai tirato con red dot sulle pistole a mano libera. Io, ecco, sta per finire la batteria. Questi ultimi colpi a 25 metri, sono 25 colpi ottenuti però con il calciolo fab esteso. Questo, quel calciolo fab, questo già i primi colpi. Questi qui sono dei colpi 1, 2, 3, 4, 5, sono leggermente a destra. Poi sono passato, ho cambiato impostazione di tiro io, modificando la posizione del mio corpo, e la rosata è stata perfettamente centrata e raggruppata. La batteria mi sta lasciando, adesso metterò tutto sotto carica e cercherò di caricare il video. Comunque sono per un red dot da questo prezzo, per il momento sono soddisfatto. L'altro modello lo ho da 2 anni e usato da 2 anni dura. Speriamo che anche questo regga. Buona serata.